Fare impresa con la cultura. E questo è il tema dell'incontro organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presso la sede di Piazza dei Martiri a Napoli. I dottori commercialisti hanno sposato da tempo il connubio impresa-cultura, che rappresenta un'opportunità per il mondo professionale. Specializzare giovani in questo ambito significa far rendere al meglio le risorse investite in un patrimonio che ancora oggi è poco valorizzato. L'obiettivo primario dei commercialisti di concreto, insieme a quello della Curia di Napoli, è di attivare il recupero di 100 chiese napoletane già individuate per restituirle alla città e al turismo religioso. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il presidente Moretta, presidente dell'ODEC di Napoli. Beh, sicuramente fare cultura in una città che è ricca di cultura e di storia è cosa semplice, ma assolutamente un dovere da parte di ogni cittadino napoletano e campano. Quindi credo che i dottori commercialisti oggi hanno sposato con questo connubio sicuramente una grande opportunità per tutto il mondo imprenditoriale, ma soprattutto professionale, perché la specializzazione, le maggiori competenze consentono di migliorare e di rapportare al meglio queste risorse e renderle produttive, perché oggi noi non consideriamo il nostro patrimonio che abbiamo, che se volessimo soltanto valorizzarlo saremo veramente un paese con un PIL estremo. Certamente c'è tanta fatica da fare, tanti problemi in questa città, ma certamente i commercialisti sempre al centro della scena per migliorare e riqualificare soprattutto pezzi di storia, ma soprattutto di grande cultura. Alla tavola rotonda di ieri ha preso parte anche Caterina Miraglia, assessore alla cultura della Regione Campania. Intanto noi abbiamo orientato tutta la politica regionale, nel senso che la cultura dovesse produrre vantaggi di ordine economico complessivi per la collettività. E quindi assolutamente in linea, ogni giorno noi cerchiamo di mettere in un sistema virtuoso tutte le istituzioni che fanno cultura, ma che naturalmente la fanno molto spesso chiusa in loro stesse, mentre invece questa deve diventare una buona pratica di carattere imprenditoriale. Alla tavola rotonda di ieri anche il presidente della BCC di Napoli, Amedeo Manzo. Siamo la cultura nel nostro territorio e per le banche di credito cooperativo il territorio è il fattore numero uno. Per il nostro territorio, dicevo, è la materia prima, è come il ferro, l'acciaio per un'industria metalmeccanica. Cultura, turismo, possibilità di interagire, artigianato, commercio è un elemento essenziale e il ruolo delle banche di credito cooperativo è quello di essere vicino alla gente come privati, come persone, ma soprattutto anche come artigiani, come operatori turistici, come operatori culturali. E questo è il senso della presenza nostra oggi in questo importante convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti con importanti relatori. Il nostro ruolo è quello di assistenza, di accompagnamento, di affiancamento e naturalmente dare un piccolo contributo dimensionale per essere vicino alla nostra gente, che non dimentichiamoci è il motivo per cui siamo qua.